stadio comunale di Firenze sta per scadere il primo tempo di Fiorentina-Como. La Fiorentina, che sta perdendo per 1-0, attacca e segna con Roggi. L'arbitro, Andreoli di Padova, al debutto, richiamato dal guardalinea, annulla. Il portiere Rigamonti, da almeno un minuto, era a terra, privo di sensi. Perché? Il giallo di Fiorentina-Como andrà ricostruito a tavolino. Da una parte si sostiene che Rigamonti sia stato colpito da un dado di bullone lanciato, probabilmente con una fionda. Dall'altra si ritiene che Rigamonti si sia infortunato in un'azione precedente. La polizia effettivamente ha sequestrato almeno 3 di questi dadi rinvenuti sul terreno di gioco. All'ospedale Rigamonti è stato giudicato guaribile in 5 giorni per una contusione e lacerazione alla testa. Correnti, capitano del Como, ci dice addirittura che il secondo tempo è stato giocato dalla sua squadra pensando alla partita già vinta a tavolino. Sentiamo Correnti. Però lei capisce come sono queste cose. Il regolamento parla chiaro. Noi abbiamo visto che Rigamonti aveva avuto 3 punti di sutura all'ospedale qui di Firenze. Ce l'hanno detto, anche se abbiamo cercato di non pensarci. Nel secondo tempo siamo andati dentro un po' rilassati, forse un po' troppo convinti di aver già vinto. Senta, siccome cerchiamo una testimonianza, lei è certo di questi bulloni? Sì, guardi, li abbiamo visti perché ce l'hanno fatti vedere i fotografi, infatti sembra che ce ne sia più di uno. L'ha visto l'arbitro e abbiamo la testimonianza di un carabiniere, mi sembra di un tenente e di un carabiniere, i quali hanno ricevuto un bullone sulla spalla. E il tenente mi sembra sia stato sfiorato da uno di questi bulloni lanciati in campo, sembra da una fionda, forse lì dietro dove c'è un po' il clan dei tifosi fiorentini. Sì, ho capito, però questa mi sembrava una partita tanto tranquilla. Come mai questi episodi, secondo lei, sono da... Effettivamente io penso che questo sia successo un po' per l'andamento un po', non direi non tanto bello del gioco della Fiorentina. Mi sembra che il pubblico stesse applaudendo noi e stesse fischiando la Fiorentina. Penso che la reazione di qualche tifoso... Ecco, comunque sono dei episodi molto brutti da condannare. Sono spiacevoli, perché penso che potrebbe, se la partita fosse continuata su quel binario come era iniziata, sarebbe stato anche divertente vedere il secondo tempo sempre sullo stesso livello. La partita, per l'ordine e la determinazione del gioco del Como, era stata in realtà anche piacevole fino dall'inizio. Il Como, in modo compatto, con grande mobilità collettiva, aveva messo a disagio i padroni di casa. Qui è Martinelli che al volo impegna Superchi. Merlo, bravo con Antognoni, replica lanciando Tendi che di testa mette fuori di poco. Ma il Como, molto attivo e sorretto da un lucido Correnti, va in vantaggio al 41esimo, con Pozzato che sfrutta con molta bravura il cross di Rossi. Poi il giallo di cui si è detto all'inizio. Nella ripresa, cronaca molto nutrita. La partita si ravviva anche nel gioco e anche sul piano tattico. Pareggiano subito i Viola alle prime battute, realizza Desolati su servizio di Roggi. Poi la Fiorentina produce un forcing e va in vantaggio. Su punizione Merlo ad Antognoni, forse una deviazione di Rossi, rete. Il terzo gol della Fiorentina, realizzato da Bresciani, che sfrutta un malinteso nella difesa avversaria, è il 41esimo del secondo tempo, che sorprende anche i nostri operatori. Il Como è letteralmente in disarmo. Al 44esimo però Fontolan per poco non sorprende Superchi. Allo scadere della partita Bresciani porge a Desolati una palla d'oro. Rete anche molto bella. 4-1, ma tutto dipenderà ora dal giudice e dal rapporto dell'arbitro. Da noi interpellato, l'arbitro ovviamente si è trincerato dietro il silenzio regolamentare.